Cari lettori di evosmart.it, ci siamo imbattuti allo stand ZTE perché abbiamo la possibilità di mostrarvi in anteprima ZTE Axon 10 Pro, il primo smartphone dell'azienda con 5G a bordo, quindi con la nuova tecnologia. Abbiamo un telefono che monta lo Snapdragon 855. Vi facciamo vedere subito la back cover posteriore, una back cover che ovviamente ricorda uno smartphone, Huawei P20 Pro, assolutamente, perché vedete nella parte superiore abbiamo tre fotocamere, due fotocamere più una che si stacca, però la risoluzione è da 48 megapixel per quanto riguarda il sensore principale da 1.8, poi abbiamo una 20 megapixel con ottica grandangolare e poi un'ottica tele con gli 8 megapixel. Per quanto riguarda lo storage interno da 128 GB più 6 GB di memoria RAM a bordo, il display vedete nella parte frontale, anche qua un mix tra Huawei Mate 20 Pro visti i bordi curvi, e nella parte superiore notch a goccia, un notch a goccia che nasconde la fotocamera da 20 megapixel e abbiamo 4000 mAh di batteria. Android dovrebbe essere in versione 9 Pie, non abbiamo la possibilità di aprire le applicazioni perché ci hanno detto che è un'unità demo, di conseguenza andrebbe tutto in crash. Sicuramente uno smartphone interessante questo nuovo Axon 10 Pro. Dal Mobile World Congress di Barcellona per lo stand ZTE è tutto e ci sentiamo ovviamente nei prossimi video.